Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono AJ e oggi siamo tornati su GTA 5. Allora, come avete visto ragazzi, ho messo i sottotitoli e siamo con la mamma. Ciao! Ho messo i sottotitoli, finalmente ho capito come fare e adesso abbiamo completamente tutto per continuare questo gioco. Fantastico. Di missioni, quindi ragazzi, lo stiamo finendo pian piano. Ho detto 59. No, 61, che Ah. dici? Allora. Piove, eh? Vediamo. Tranquilla, so quello che faccio e per me non è un problema guidare. Aiuto! Rosso non Non è. me frega proprio niente. Chiaramente diciamo che è solo un gioco, eh? Nella vita reale non si fa niente di tutto È questo. vero! Devi dirlo a AJ. È vero, però nei giochi ci mettono sempre un bel po' di tempo a diventare rossi, quindi non ho voglia di aspettare. Certo che se ovviamente ammazzi la polizia in questo gioco c'hai più o meno 3 stelle. Ah, sì? Eh sì. Alcune leggi ci sono in questo gioco. Alcune, poi. Devo dire che ha veramente una grafica Bene, guarda, in impressionante. effetti è vero, in effetti è vero. Vabbè, adesso siamo in una missione di Solom. Cioè? È un uomo abbastanza vecchio. Allora, dobbiamo entrare qua dentro. E cosa bisogna E fare? che ne so Ah, io? pensavo lo sapessi E già. no, no, io non sono mai arrivato a questo punto, Vabbè, eccomi qua, siamo arrivato. Eccolo qua. Adesso sentiamo che cosa dicono. Va bene. E John. Good to see you, Slick. Devin, what the hell are you doing here? It's over, Michael. You're doing good, kid. Kept this bullshit up long enough to help me trigger a fantastic insurance payout when the plug is pulled. I love you. You're like my spirit brother now. Where's Solomon? He's out getting the negatives of film, whatever the fuck it is. The last dinosaur in town is about to get fossilized. What are you talking about? Look, the movie's nearly done, so if the plug's pulled now, the investors, meaning us, get a massive insurance payout. Meanwhile, I can use that to get the other major shareholder, the Ah, old film, bastard's però. idiot son, to agree to tear this Sì. relic down and let me redevelop the area for condos. Ah, in this economy, the city's gonna let me build tax-free. I might even get some rebates. It is a brilliant thing, and it is all thanks to you and Molly's eye for the details of the insurance policy. Michael, they're fucking us! They're suits! And they don't even wear suits! Wolves in women's clothing! Try not to take it too Cosa far, c'è Mr. la Edwards. cravatta, Being ever a dimmi. human being? Look, people used to like films, now they like what? Videoing themselves, beating off on their iFruit phones. Don't blame me. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. But evolution is evolution. Gentlemen, Molly, namaste. Ma Namaste. perché? My plane leaves in 25 minutes. You can't be doing 25 something. minuti. At least let me finish the picture, then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Goodbye, Mr. Richards. Vabbè. E tu dove Where the vai? hell is she going with that movie? She is taking the only copy offshore, somewhere nice and discreet. Analog. God, it certainly got its Allora. complications. Michael, can you do something? No, he can't do anything, pal. It's an inevitability. My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that! I'm a producer! Nobody fucks my film! Dobbiamo inseguire Molly. Ma poi è sua moglie, scusa. No? Ok, No. l'aeroporto. Raggiungi l'aeroporto e cerca Molly. Via! Quella era la mia macchina, ma io scelgo questa che è più bella. Va bene, mamma, dobbiamo inseguire Molly. Slow it down, Slick, you're not faking it.
introducing the goods. Don't do this, Slick. Think. Hey, Doodle! She's on the way to my personal hangar. Security at the airport worked for me. I just want to get the film back before she does anything rash with it. Molly Kyle's drunk. She's not going to stop and talk it out with a rage killer chasing after her. That ain't who I am today. Look, I don't want to hurt anyone. I just want to get my movie. Slow down and use your... Aiuto! Ah! Oh, mi si è aperta una pagina, che cavolo! Devo rimetterlo intero. Ok, l'ho rimesso intero. Ok, mamma, siamo quasi arrivati all'aeroporto per prendere Molly. Sì. Ah, l'hai ridotta bene la macchina. Come ho fatto a ridursi così che non ho dato... Non no! Infatti, ah, forse è la macchina di prima. In effetti avevo preso una macchina prima. Vabbè, non me lo ricordo, guarderemo il video. Intanto ragazzi, siamo arrivati all'aeroporto per prendere Molly, la mollina. La mollina. Per insegui Molly. Ma sta la stagione la polizia. Olla, stiamo facendo il telegiornale. Devo seguire anche io, Molly. Perché c'ho due stelle anch'io? Cosa ho fatto? Andiamo nell'aeroporto. L'aeroplano. Ciao. Oddio, oddio. Molly, vieni qua. Non ci scappi! Non ci scappi! Oddio! Che strage! Va bene, mamma, questo non è più un posto sicuro. Dove stai andando? Dove stai andando? Vieni qua! Vieni qua! Vieni qui, fermati subito! Se no io ti sparo, eh! Ma dove sei la ragazza? Mamma, guarda che cosa stai facendo! Mazza, ecco un aeroplano. Alla guida spericolata. Aiuto. Ok, adesso sono io, la polizia e Molly. Ha detto merda, vabbè. Vieni qua Molly, vieni qua, vuoi morire? Dove pensa di andare Molly? Ma che ne so, Lu, ma che ne so. Le ragazze hanno un fiuto strano. Attento, l'aeroplano. Comunque c'è da dire che come esattamente come nei film americani gli inseguimenti ma esatto. Aiuto! Ok. Salute, grazie. Te la sei detto a te stessa, vabbè. È scesa! Non ti voglio ammazzare! Voglio solo mettere venire da te! Vieni qua! Vieni qua! Voglio solo il film. Vieni qua immediatamente. Ma che cazzo? Oh merda! Oddio. Vabbè, perlomeno c'ho il film. Aiuto. Aiuto. Sento che ti stanno avanzando. Ma prendilo il film, no? L'ho preso! Ah, è preso. Ciao! Ok, prendo la minigun. Che cosa è successo? Che cosa cavolo è successo prima? Va bene, mamma. È stata orribile quella scena. Buon compleanno! Vabbè, allora prendiamo questo che non abbiamo ancora usato. Cavolo! Allora, dov'è la mia macchina? Eccola! Devo seminare gli sbirri! Cavolo, via! Beh, perlomeno abbiamo preso il film! Però, cavolo! Molly è morta! Vabbè, gli sta anche bene! Me ne esco, me ne vado da...
da questo aeroporto. Via! Va bene, mamma, dobbiamo trovare un posto sicuro. Ma poi che cosa vuole la polizia? Non ho fatto niente. Anzi, la volevo aiutare. L'hanno preso per un cattivo. Ma io non ho fatto assolutamente nulla, vabbè. Adesso che ne so? Ehi, ho capito. Ecco. Dobbiamo affrettarci, perché la polizia sta venendo da questa parte. Qua non c'è un'altra strada. Ah, sì, qua ce n'è una! No, c'è la polizia qua! Ah no, è sopra, meno male! No, non era sopra, non era assolutamente sopra! Sta macchina! Mamma, forse devi avvicinare un po' di più al microfono. Ma sai cosa? Che sono un po' presbite. Se mi metto troppo vicino allo schermo vedo male. Perché sono distante? Perché io ci vedo bene e tu ci vedi male? Perché tu sei giovane, topolino. Scusa, DJ. Grazie. Sto elicotteri però, e sono gli elicotteri il problema. Sì. Vabbè, dai, basta! Adam, fa venire mal di mare sul tuo punto qua, eh? Guardi che vai in macchina. Ah, da dove ho sbattuto? Dai! Non è più questa macchina. Funziona ancora! Mamma, non riesco a scappare, tu c'hai un'idea? No. No. Grazie, mi puoi ci aiuti un sacco. Credo che questo gioco non riuscirei neanche a arrivare al secondo livello. Ma cosa? Ma la prima missione è un gioco da ragazzi. Nella prima missione ti dà pure i suggerimenti. Sì? Forse la seconda allora ci potrei arrivare, ma mi fermerei lì. Secondo me ti fermi alla decima. Dici? Vabbè, mi fai ancora brava allora. Mi nascondo qua. Ti devi nascondere. E adesso? Aspetti. Come ha fatto a sapere che ero lì? Dai! Non riesci a seminarla la polizia. Eh no! C'è 3 stelle! Sfuggire da 3 stelle è impossibile! Ciao! È proprio stupido. Beh, sì. Ma certo! Ma palo! Sta macchina non la puoi cambiare perché non ce la fa più. No, non posso cambiarla. Sì, qua gli elicotteri non possono venire. Che cavolo! Ma poi come faccio a uscire qua? Tra l'altro qua devi solo pregare che non arrivi il treno. E qua devo solo pregare che non arrivi la polizia. Il problema di sto gioco è che quando ti nascondi la polizia va da tua stessa parte. Non ha senso. Non ha un senso preciso questa cosa. Sì, non riesci a seminarla. Vabbè. Ce l'ho fatta comunque. Le tue stelle se ne stanno andando. Che vuol dire 3 stelle? Quando c'hai 3 stelle significa che abbiamo completato la missione. Sì. Finalmente. Oh mio Dio. Cosa vuoi? Che mi hai fatto fare l'inferno, lo capisci? E poi tu sei. But there's nothing between us. Now that I know you prefer dictation. Really? We're doing this now? I just watched Devin Weston's legal counsel. Oh, va bene. E io ci siamo sopra. Oh no, ti sei ammazzato. Volevo sceglierci sopra. Non andarci sopra. Vabbè, ragazzi.
Io direi che possiamo concludere l'episodio. È stato un bel inseguimento. Sì. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!